Sa, 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 sa. 1, 2, 3, stella, registra, sì, perfetto. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Come avete letto nel titolo, oggi voglio parlarvi di un argomento che non è noto a tutti, ma che forse è arrivato bene il momento di chiarire. Innanzitutto iniziamo con le novità. Come avete visto, adesso faccio passare delle belle immagini sul monitor perché anche a me non piacerà più far vedere i video precedenti, erano un po' noiosi. Lasciando stare questo, vabbè, sono anche raffreddato morto, ma questo non mi impedisce di potervi parlare. Oggi parliamo dei file system. Iniziamo a dire che cos'è un file system. Un file system in informatica è informalmente un sistema di archiviazione, organizzazione e memorizzazione di file su un dispositivo appunto di archiviazione come un disco rigido, un SSD, un MM2 o anche su memorie rimovibili come le memorie flash, le pendrive, i CD-ROM o i DVD e in qualche caso, magari come nel caso delle Ultra DIM, ovvero delle RAM che ibride, che sono una sorta di RAM con SSD integrati, quindi possiamo anche parlare in quel caso di file system. Esistono miliardi di file system, ovviamente non possiamo trattarli tutti, non dobbiamo soprattutto, ma possiamo sicuramente parlare di quei quattro tipi di file system più diffusi e che riguardano principalmente gli ambienti Windows, Linux ed Apple. Da che io ho memoria, il file system più vecchio, ovviamente è largamente diffuso, è il FAT. FAT che significa File Allocation Table, appunto in sigla FAT, ed è il file system sviluppato inizialmente da IBM e poi utilizzato negli ambienti MS-DOS. Il sistema FAT è ancora un file system largamente diffuso, prima di tutto perché è open source e secondariamente perché ancora oggi molti dispositivi come le pendrive utilizzano questa tipologia di file system. Originariamente però appunto era un file system utilizzato per i sistemi operativi, questo fino a Windows NT, se non ricordo male è stato utilizzato fino a Windows Millennium. Ma dalla versione appunto NT che sta per New Technology è stato utilizzato il file system che oggi tutti noi conosciamo come NTFS. Ma di questo ne parliamo dopo. FAT racchiude in realtà un'intera categoria di file system. I più recenti, ancora quelli più utilizzati, sono il FAT32 e l'EXTFAT, o conosciuto come FAT64. Entrambi i file system, o meglio, l'intera categoria FAT, ha dei grossi limiti. Prima di tutto parliamo sull'allocazione di un file, il cui massimo è di circa 4 giga, infatti non è possibile allocare file di pari o superiore capacità. Un altro limite che ha è la lunghezza del nome, che appunto è stata poi superata, ma questo lo ripeteremo, nella tecnologia NTFS. Che differenza c'è fra FAT32 e FAT64? Il FAT32 riguarda i cluster a 32 bit, mentre l'EXTFAT riguarda invece i cluster a 64 bit. La stessa estensione EXTFAT significa Extended File Allocation Table, ovvero tabella di allocazione file estesa. Infatti, non a caso è utilizzata per flash drive con un'archiviazione più ampia, seppur contenuta. Come detto in precedenza, parliamo adesso dei file system NTFS, ovvero l'acronimo significa New Technology File System, è la tecnologia file system utilizzata da Windows NT, appunto New Technology, ed è ancora largamente utilizzata nei sistemi operativi moderni. L'implementazione di questo file system ha portato degli innumerevoli vantaggi, come per esempio l'affidabilità, infatti NTFS è un file di sistema transazionale, questo significa che
un'operazione, se è interrotta a metà, per esempio da un blackout, viene persa ovviamente solo quella operazione, senza che il file system possa risultare in qualche modo danneggiato. Anche se su questo ovviamente non siamo mai a una sicurezza completa del 100%, ma è stato progettato per questo. Un altro punto sicuramente favorevole per quanto riguarda il file system, l'avevamo detto con le estensioni FAT, è sicuramente la possibilità di inserire file molto più capienti. La dimensione massima del NTFS è di 16 terabyte. In realtà non l'ho mai provata, abbiamo visto in qualche note precedente che abbiamo parlato dell'uscita imminente degli hard disk da 14 terabyte e forse nel 2020 di quelli da 16. Sarà il caso ovviamente provare se l'NTFS ha veramente questo tipo di capacità. Altri vantaggi dell'NTFS sono sempre la lunghezza dei nomi, fino a 255 caratteri. Abbiamo anche un miglioramento nella gestione dei file stessi, come per esempio i permessi di scrittura e lettura e i diversi tipi di controlli che possono essere utilizzati all'interno del sistema operativo per file e cartelle. Gli ultimi due file system di cui parliamo sono l'ext4, il formato quindi più largamente utilizzato sui sistemi Linux, infatti è parte integrante del loro kernel, è il file system quindi per antonomasia almeno dei sistemi operativi più recenti, perché l'ext4 è il successore del precedente ext3 o ext3. La sigla ext4 significa formalmente for extended file system, appunto è il file system per antonomasia, come ho detto, di Linux, ed è tra le sue caratteristiche principali usa un allocatore multiblocco. Tale caratteristica ovviamente migliora le performance e non influenza il formato dei dati sul disco. Ma spendiamo anche due parole velocemente su i sistemi GNU Linux. Abbiamo fatto caso, ovviamente parlo per chi è più esperto, che nell'installazione di un sistema operativo GNU Linux su PC, oltre alla creazione di una partizione ext4, viene spesso creata una nuova partizione chiamata swap. Ovviamente non è un vero e proprio file system, più che altro la partizione swap è una partizione di lavoro, serve a migliorare le performance del sistema operativo, e viene utilizzata appunto dallo stesso per spostare per lavoro, quindi temporaneamente, come se fosse delle RAM. Infatti lo swap serve ad alleggerire principalmente il lavoro delle RAM per utilizzare appunto quest'area come spazio di lavoro. Infatti una volta spento il computer, come sulle RAM, tutti i contenuti in questa partizione verranno eliminati. Per ultimo, ma non per meno importante, il file system di casa Apple è il file system HFS Plus, scritto semplicemente come HFS più, ed è il file system appunto sviluppato da Apple. Durante la fase di sviluppo, Apple si è spesso riferita al file system col nome in codice di Sequoia. Questo file system non è comunque molto diverso dal NTFS, infatti non spendo più di qualche parola a riguardo, proprio perché le caratteristiche principali sia dell'ext4 che del file system Apple sono molto simili a quelli sviluppati in NTFS. Con questo si conclude il video di oggi, vi ringrazio ancora per avermi seguito, se vi è piaciuto mi raccomando come ogni volta iscrivetevi al canale, se non l'avete già fatto lasciate un mi piace, condividetelo e soprattutto grazie ancora per avermi seguito e alla prossima!